bell'inizio di campionato, ve lo immaginavate? Abbiamo fatto un buon inizio di campionato, anche se ci mancano i due punti col Viareggio, secondo me, che ci hanno pareggiato alla fine. Però sì, personalmente me l'aspettavo perché la squadra per tutto il ritiro ha lavorato molto bene, siamo un gruppo nuovo, abbiamo tutti una gran voglia di fare, di metterci in mostra, e quindi mi immaginavo un inizio comunque buono. E poi è arrivata la vittoria col Frosinone che ci darà sicuramente molto morale. È riuscito, diciamo, malconcio dalla partita col Frosinone, insomma, un po' di preoccupazione ce l'avevamo. Com'è la tua condizione fisica? No, la mia condizione fisica è buona, purtroppo soffro da un anno a questa parte di una tendinopatia, e quindi delle volte mi si riacutizza e ho preso una botta e mancava poco alla fine, però niente di preoccupante, ho fatto i controlli e sarò a disposizione per domenica. Senti, con l'ingresso di Vitiello, il centrocampo è migliorato e mi pare che ne abbia tratto vantaggio pure lei, perché domenica ha fatto una bella prestazione. Sì, adesso cioè, secondo me avevamo fatto bene anche a Prato e anche col Viareggio. Però sicuramente quando arriva la vittoria si vedono solo i lati positivi, e anche se avessimo vinto a Prato non avremmo rubato niente. Comunque se Vitiello è un buonissimo giocatore, io ci ho anche giocato contro quando lui era a Grosseto e comunque lo conoscevo, sicuramente ci darà una mano, e adesso possiamo anche variare il modulo perché comunque lavoriamo sia col 4-3-3 e il 4-4-2. Questo è importante perché a seconda delle partite che si vanno a affrontare, più soluzioni hai, meglio è. A Lecce che gara ti aspetti? Loro sono in crisi, se perdono sicuramente verrà segnalato Moriera. Che gara ti aspetti? A Lecce mi aspetto una gara difficile come lo era inizio campionato, anche se loro hanno 0 punti, hanno la corazzata per vincere il campionato, almeno si diceva così, e quindi anche se ancora hanno 0 punti, questo non vuol dire. In più sono in un momento difficile, ne vogliono uscire e sicuramente contro di noi daranno il massimo, anche se noi dobbiamo andare a giocarcela senza aver paura, perché abbiamo dimostrato contro il Frosinone anche le prime 2 partite di non poter temere nessuno, perché siamo una squadra che sa giocare. Che bisogna affrontare probabilmente pure sul piano agonistico, che sarà arrabbiato dopo questo inizio disastroso. Sì, dobbiamo andare con l'atteggiamento giusto. Sicuramente sarà una partita difficilissima perché loro hanno giocatori di altra categoria, su tutti i Miccoli che ha giocato in Serie A fino all'anno scorso. Noi dobbiamo andare a giocare con lo stesso atteggiamento delle prime 3 partite, dare il massimo, e secondo me se andiamo con l'atteggiamento giusto, senza paura dello stadio, della squadra che si va a affrontare, possiamo portare a casa punti, perché io non ho visto squadre che giocano molto meglio di noi, quindi dobbiamo andare lì e cercare di far risultato. Lecce ancora non si è espresso, quindi, dato che è indicata come diciamo, la leader del campionato, quindi quando esploderà credo che sarà di un'altra caratura. Speriamo che esploda un po' più avanti. No, però no, a parte gli scherzi, sì, però questo dimostra che il campionato ci sono anche le altre squadre, e non basta avere i nomi per vincere a mani basse, perché ogni anno c'è sempre una squadra più forte delle altre sulla carta. 2 anni fa c'era lo Spezia che poi ha vinto, però era partito male. L'anno scorso ha vinto il Carpi sempre con il Lecce, quindi non basta avere i nomi, le squadre vanno affrontate e noi non dobbiamo aver paura assolutamente del Lecce. Anche grandissimo rispetto perché è una squadra fortissima e che ha voglia di fare i primi punti, però noi abbiamo voglia di continuare, di dar continuità ai risultati. Lo affronterete con una circospezione oppure secondo una certa vocazione che avete già dimostrato andrete, diciamo, No, dobbiamo andare lì spavaldi perché non è il nostro gioco aspettare tutti dietro. Noi abbiamo sempre queste prime partite,
messo in mostra un buon gioco, anche col Frosinone che sulla carta è una delle squadre più forti del girone, abbiamo dimostrato di saper giocare a calcio, quindi dobbiamo andare lì sicuramente, dobbiamo stare attenti, dobbiamo approcciare nella maniera giusta e poi faremo una bella partita.